Gilgamesh, re di Uruk. La venuta di Enkidu. Gilgamesh se ne andava per il mondo. Ma non incontrò nessuno che potesse resistere alle sue armi finché non giunse a Uruk. Gli uomini di Uruk, tuttavia, mormoravano nelle loro case: Gilgamesh suona il segnale d'allarme per suo divertimento. Giorno e notte non c'è limite alla sua arroganza. Nessun figlio è lasciato a suo padre, poiché Gilgamesh tutti li prende, anche i bambini. Eppure il re dovrebbe essere un pastore per il suo popolo. La sua lussuria non lascia nessuna vergine all'amante, né la figlia del guerriero, né la moglie del nobile. Eppure egli è il pastore della città, saggio, avvenente, risoluto. Udirono gli dei il loro lamento. Gli dei del cielo elevarono un grido al signore di Uruk, ad Anu, dio di Uruk. Una dea lo ha fatto, forte come toro selvaggio. Nessuno può resistere alle sue armi. Nessun figlio è lasciato a suo padre, poiché Gilgamesh tutti li prende. E questi sarebbe il re, il pastore del suo popolo? La sua lussuria non lascia nessuna vergine all'amante, né la figlia del guerriero, né la moglie del nobile. Quando Anu ebbe udito le loro lamentele, gli dei esclamarono, rivolti ad Aruru, dea della creazione: «Fosti tu a farlo, Aruru, crea ora il suo pari, uno che sia simile a lui quanto il suo riflesso, un altro lui, cuore tempestoso per cuore tempestoso, che essi contendano fra loro e lascino Uruk in pace». Così la dea concepì nella sua mente un'immagine ed era fatta della sostanza di Anu del firmamento. Nell'acqua immerse le mani, trasse un pizzico di argilla, lo lasciò cadere nella landa deserta e fu creato il nobile Enkidu. C'era in lui la virtù del dio della guerra, di Ninurta stesso. Aspro era il suo corpo, lunghi i suoi capelli come quelli di una donna, ondeggiavano come i capelli di Nisaba, dea del grano. Il suo corpo era coperto di pelo arruffato come quello di Sumukan, dio del bestiame. Era ignaro dell'umanità, nulla sapeva della terra coltivata. Enkidu si pasceva d'erba sulle colline assieme alle gazzelle. Con le bestie selvatiche si appostava presso le pozze d'acqua. Dell'acqua gioiva in compagnia dei branchi di animali selvatici. Ma un giorno un cacciatore lo incontrò faccia a faccia alla pozza d'acqua, poiché la selvaggina era entrata nel suo territorio. Per 3 giorni lo incontrò faccia a faccia, e il cacciatore era raggelato dalla paura. Ritornò a casa con le prede che aveva catturato e rimase muto, inebetito dal terrore. Il suo viso era alterato come quello di chi ha compiuto un lungo viaggio.
attonito in cuore, si rivolse al padre. Padre, c'è un uomo da ogni altro dissimile che è sceso dalle colline. Egli è il più forte del mondo, è come un immortale dal cielo. Vaga sulle colline con le bestie selvatiche e si nutre di erba. Vaga per la tua terra e scende ai pozzi. Ho paura e non oso avvicinarmi a lui. Egli riempie le fosse che scavo e divelle le trappole che colloco per le mie prede. Aiuta le bestie a fuggire e ora esse mi sfuggono fra le dita. Il padre aprì la bocca e al cacciatore disse: Figlio mio, a Uruk vive Gilgamesh. Nessuno lo ha mai vinto. Egli è forte come una stella del cielo. Va, Uruk, trova Gilgamesh, esalta la forza di questo selvaggio. Chiedigli di darti una prostituta, una femmina lasciva del tempio dell'amore. Assieme a lei fa ritorno e lascia che il suo potere di donna conquisti costui. La prossima volta che scenderà ai pozzi per bere, la troverà lì, ignuda, e quando vedrà il suo cenno invitante, si congiungerà con lei. Allora le bestie selvatiche lo respingeranno. Così il cacciatore partì alla volta di Uruk e si rivolse a Gilgamesh dicendo: Un uomo dissimile da ogni altro vaga ora nei pascoli. È forte come una stella dal cielo e io ho paura ad avvicinarlo. Egli aiuta la selvaggina a fuggire, riempie le mie fosse e divelle le mie trappole. Gilgamesh disse: Fa ritorno, cacciatore. Conduci con te una prostituta, una fanciulla di piacere. Alla pozza d'acqua ella si spoglierà. Quando egli vedrà il suo cenno invitante, si congiungerà con lei, e la selvaggina delle lande deserte lo respingerà di sicuro. Il cacciatore fece dunque ritorno, conducendo con sé la prostituta. Dopo 3 giorni di viaggio giunsero alla pozza d'acqua e lì sedettero. Prostituta e cacciatore si sedettero l'una di fronte all'altro e attesero l'arrivo della selvaggina. Il primo giorno e il secondo giorno rimasero in attesa, ma il terzo giorno vennero i branchi, scesero a bere ed Enkidu era con loro. Le piccole creature selvatiche della pianura gioirono dell'acqua ed Enkidu con loro. Lui che si nutriva d'erba assieme alle gazzelle ed era nato sulle colline. Ed ella lo vide, l'uomo selvaggio giunto da lontano, dalle colline. Il cacciatore così le parlò: Eccolo. Denuda dunque il tuo seno, donna, lascia ogni vergogna, non indugiare, ma accogli il suo amore. Che lui ti veda ignuda, che lui possegga il tuo corpo. Quando si avvicinerà a te, scopriti e giaci con lui. Insegna a lui, all'uomo selvaggio, la tua arte di donna, poiché quando ti mormorerà amore, le bestie selvatiche che spartivano con lui la vita nelle colline lo respingeranno. Ella non si vergognò a riceverlo, si denudò e accolse il suo ardore. Mentre lui giaceva sopra di lei mormorando amore, gli insegnò l'arte della donna. Per 6 giorni e 7 notti giacquero insieme, poiché Enkidu aveva scordato la sua dimora sulle colline.
ma quando fu soddisfatto, ritornò dalle bestie selvatiche. Allora, appena le gazzelle lo videro, balzarono via. Fuggirono dal suo cospetto le creature selvatiche. Enkidu le avrebbe inseguite, ma il suo corpo era legato come da una corda. Quando cominciò a correre, le ginocchia gli cedettero. Aveva perduto la sua sveltezza. E ormai erano tutte fuggite le creature selvatiche. Enkidu era diventato debole, poiché la saggezza era in lui e i pensieri di un uomo stavano nel suo cuore. Così fece ritorno, si sedette ai piedi della donna e ascoltò attentamente quanto ella gli disse. Saggio sei, o Enkidu, ora sei divenuto come un dio. Perché vorresti scorazzare sulle colline assieme alle bestie? Vieni con me, ti condurrò ad Uruk dalle forti mura, al sacro tempio di Ishtar e di Anu, dell'amore e del cielo. Colà vive Gilgamesh, colui che è fortissimo e spadroneggia sugli uomini qual toro selvaggio. Quando ebbe parlato, Enkidu fu lieto. Un compagno bramava, uno che intendesse il suo cuore. Vieni, donna, portami a quel sacro tempio, alla casa di Anu e di Ishtar e al luogo dove Gilgamesh spadroneggia sul popolo. Lo sfiderò con audacia, a gran voce proclamerò in Uruk. Sono io il più forte, sono venuto a mutare l'ordine antico, sono colui che nacque sulle colline, sono colui che è più forte di tutti. Lei disse, andiamo, che egli veda il tuo volto. So bene dove si trova Gilgamesh nella possente Uruk. Ivi, Enkidu, tutta la gente indossa vesti stupende. Ogni giorno è festa, meravigliosi a vedersi sono gli uomini e le fanciulle. Quanto è dolce il loro profumo! Anche i grandi si levano tutti dai propri letti. Enkidu, tu che ami la vita, io ti mostrerò Gilgamesh, un uomo dai molti umori. Tu lo contemplerai bene nella sua virilità radiosa. Perfetto in forza e maturità è il suo corpo. Giammai si riposa, né di notte né di giorno. Egli è di te più forte. Smetti dunque di vantarti. Shamash, il sole glorioso, gli ha concesso favori. Anu dei cieli, Enlil e il saggio Ea lo hanno dotato di comprensione profonda. Io ti dico, ancor prima che tu lasci le lande deserte, Gilgamesh, nei suoi sogni, saprà del tuo arrivo. Gilgamesh si levò per raccontare il sogno a sua madre, Aninsun, una dei saggi dei. Madre, la notte scorsa ho fatto un sogno. Ero pieno di gioia, i giovani eroi erano attorno a me e camminavo durante la notte sotto le stelle del firmamento. E una di esse,
una meteora della sostanza di Anu cadde giù dal cielo. Cercai di sollevarla, ma la trovai troppo pesante. Tutto il popolo di Uruk venne a vederla. La plebe faceva ressa e i nobili si affollavano per baciarne i piedi. E l'attrazione che provavo per essa era come l'amore per una donna. Mi aiutarono, feci forza con la fronte, la sollevai con corregge e la portai a te. E tu stessa la pronunciasti mio fratello. Allora Ninsun, la beneamata, la saggia, disse a Gilgamesh: Quella stella del cielo che come meteora discese dal firmamento, che tu cercasti di sollevare ma trovasti troppo pesante, quando cercasti di spostarla, non si mosse e così la portasti ai miei piedi. Fui io a farla per te, quale pungolo e sprone, e tu ne fosti attratto come da una donna. Questi è il compagno forte, colui che reca aiuto all'amico nel momento del bisogno. È il più forte delle creature selvatiche. È della sostanza di Anu. È nato nelle praterie e lo hanno allevato alle alture selvagge. Quando lo vedrai, sarai lieto, come una donna lo amerai. E lui mai ti abbandonerà. Questo è il significato del sogno. Gilgamesh disse: Madre, un altro sogno ho sognato. Nelle vie di Uruk, dalle forti mura, giaceva una scure. La sua forma era strana e il popolo s'affollava all'intorno. Io la vidi e fui lieto. Mi chinai, profondamente attratto. Come una donna la amai e la portai appesa al fianco. Ninsun rispose: Quella scure che vedesti, che così fortemente ti attrasse come l'amore per una donna, è il compagno che io ti do. Ed egli verrà in tutta la sua forza come uno delle schiere del cielo. È il compagno coraggioso che salva l'amico nel bisogno. Disse Gilgamesh alla madre: Un amico, un consigliere mi è giunto da Enlil. Ora farò amicizia con lui e lo consiglierò. Così Gilgamesh narrava i propri sogni e la prostituta a sua volta li raccontava a Enkidu. Ed ecco che ella disse ad Enkidu: Mentre ti guardo, sei divenuto come un dio. Perché brameresti ancora a scorazzare con le bestie sulle colline? Alzati dalla terra, giaciglio da pastori. Egli ascoltò le sue parole con attenzione. Buoni erano i suoi consigli. Ella divise in due le proprie vesti. Con una metà rivestì lui. Con l'altra metà se stessa, e tenendolo per mano lo condusse come un bambino agli ovili, alle tende dei pastori. Lì tutti i pastori fecero ressa per vederlo.
davanti a lui posero del pane, ma Enkidu sapeva solo suggere il latte degli animali selvatici. Annaspò maldestro, stette a bocca aperta e non sapeva cosa fare o come dovesse mangiare il pane e bere il vino forte. Disse allora la donna: Enkidu, mangia il pane, è il bastone della vita. Bevi il vino, è l'uso del paese. Così mangiò finché non fu sazio e beve vino forte. Sette calici. Divenne allegro, il suo cuore esultò e il suo viso brillò. Lisciò i peli arruffati del suo corpo e si unse con olio. Enkidu era diventato un uomo. Ma dopo che ebbe indossate le vesti di un uomo, sembrava uno sposo. Prese le armi per cacciare il leone, così che la notte i pastori potessero riposare. Lupi e leoni catturò, e i mandriani si coricarono in pace. Enkidu, infatti, era il loro guardiano, quell'uomo possente senza rivali. Visse contento fra i pastori finché un giorno levò gli occhi e vide avvicinarsi un uomo. Disse alla prostituta: «Donna, porta qui quell'uomo. Perché è venuto? Voglio sapere il suo nome». Ella andò, chiamò l'uomo e disse: «Signore, dove ti conduce questo viaggio faticoso?» L'uomo rispose, disse a Enkidu: «Gilgamesh è entrato nella casa nuziale e ha chiuso fuori il popolo. Strane cose egli compie a Uruk, città dalle grandi vie. Al rullo del tamburo ha inizio il suo lavoro per gli uomini, il lavoro per le donne. Re Gilgamesh sta per celebrare il matrimonio della regina d'amore e anche questa volta pretende di essere il primo con la sposa. Che il re sia il primo e il marito venga dopo di lui, poiché ciò fu decretato dagli dèi fin dalla sua nascita, dal momento in cui venne tagliato il cordone ombelicale. Ma ora i tamburi rullano per la scelta della sposa e la città eleva lamenti». A queste parole il viso di Enkidu impallidì. «Andrò nel luogo dove Gilgamesh spadroneggia sul popolo. Con audacia lo sfiderò e a gran voce griderò a Uruk: sono venuto a mutare l'ordine antico, poiché sono io il più forte». Ora Enkidu camminava davanti e la donna lo seguiva. Entrò a Uruk, in quel grande mercato, e tutta la gente gli si accalcava intorno, là dove egli stava nella via di Uruk dalle forti mura. Il popolo faceva ressa, parlando di lui, dicevano: «Egli è tale quale Gilgamesh, è meno alto, ha ossa più grosse. Questi è colui che fu allevato con il latte delle bestie selvatiche. È lui ad avere maggior forza». Gli uomini gioirono: «Ora Gilgamesh ha trovato chi gli stia a pari».
questo potente, questo eroe, la cui bellezza è come quella di un dio, egli sta alla pari con Gilgamesh. Auruk venne apprestato il letto nuziale, degno della dea dell'amore. La sposa attendeva lo sposo, ma nella notte Gilgamesh si alzò e arrivò alla casa. Allora Enkidu uscì e stette nella strada sbarrando la via. Venne avanti Gilgamesh possente ed Enkidu lo incontrò alla porta. Mise il piede avanti e impedì a Gilgamesh di entrare in casa. E così vennero alle prese, tenendosi l'un l'altro come tori. Ruppero gli stipiti, i muri tremarono, sbuffarono come tori avvinghiati. Infransero gli stipiti e i muri tremarono. Gilgamesh piegò il ginocchio, il piede piantato per terra, e con un colpo Enkidu fu rovesciato a terra. Subito allora si placò la sua furia. Non appena fu a terra, Enkidu disse a Gilgamesh: «Al mondo non c'è un altro come te. Ninsun, che è forte come una giovenca selvatica nella stalla, fu la madre che ti generò. E ora tu sei innalzato sopra tutti gli uomini. Ed Enlil ti ha dato la sovranità, perché la tua forza supera la forza di tutti gli uomini». Così Gilgamesh ed Enkidu si abbracciarono, e la loro amicizia fu suggellata. Il viaggio nella foresta. Enlil della montagna, padre degli dei, aveva decretato il destino di Gilgamesh. Così Gilgamesh fece un sogno, ed Enkidu disse: «Gli occhi di Enkidu erano pieni di lacrime, sgomento era il suo cuore. Sospirava amaramente. Gilgamesh incontrò il suo sguardo e disse: "Amico mio, perché sospiri così amaramente?" Enkidu aprì la bocca e rispose: "Sono debole, le mie braccia han perduto la forza. Il grido della mestizia mi attanaglia la gola, sono oppresso dall'inerzia." Fu allora che il signore Gilgamesh rivolse i pensieri al paese del vivente. Sulla terra dei cedri il signore Gilgamesh meditò. Disse al suo servo Enkidu: "Non ho stabilito il mio nome imprimendolo sui mattoni come decretava il mio destino. Andrò quindi nel paese dove si abbatte il cedro. Innalzerò il mio nome dove si scrivono i nomi degli uomini famosi, e là dove non è stato ancora scritto il nome di nessun uomo eleverò un monumento agli dei. A causa del male che c'è in questa terra, andremo nella foresta e distruggeremo il male. Nella foresta, infatti, vive un Baba, il cui nome è Enormità, gigante feroce." Ma Enkidu sospirò amaramente e disse: "Scorazzando per le lande con gli animali selvatici, scoprì la foresta. La sua lunghezza è di 10.000 leghe in ogni direzione.
Enlil ha dato a Umbaba l'incarico di difenderla e lo ha armato di settuplici terrori. Terribile è Umbaba per ogni essere fatto di carne. Quando ruggisce è come lo scroscio della tempesta. Il suo alito è come il fuoco. Le sue fauci sono la morte stessa. Fa la guardia ai cedri così bene che quando una giovenca selvatica si muove nella foresta, lui la ode anche a 60 leghe di distanza. Chi è l'uomo che di sua volontà camminerebbe per quel paese e ne esplorerebbe i recessi? Ti dico, chiunque si avvicini è sopraffatto da debolezza. Non è una pari tenzone combattere con un baba. Egli è un grande guerriero, un ariete da assedio. O Gilgamesh, il guardiano della foresta, non dorme mai. Gilgamesh rispose: Chi è l'uomo che può scalare il cielo? Soltanto gli dèi vivono per sempre con Shamash glorioso. Invece noi uomini abbiamo i giorni contati, le nostre faccende sono un soffio di vento. Com'è che tu hai già paura? Benché io sia il tuo signore, andrò avanti per primo. E tu, stando al sicuro, potrai gridare: Avanti, non c'è nulla da temere. Così, se cado, lascerò ai posteri un nome duraturo. Di me gli uomini diranno: Gilgamesh è caduto nella lotta con un baba feroce. Per molto tempo dopo la nascita del figlio nella mia casa lo diranno e si ricorderanno. Enkidu parlò ancora a Gilgamesh. Signor mio, se tu entrerai in quel paese, va prima dall'eroe Shamash. Informa il Dio Sole perché la terra è sua. Il paese dove si taglia il cedro appartiene a Shamash. Gilgamesh prese un capretto bianco immacolato e assieme a esso un capretto bruno. Se li strinse al petto e li portò alla presenza del sole. Prese in mano lo scettro d'argento, disse a Shamash glorioso: In quel paese mi reco, o Shamash, mi reco. Supplici sono le mie mani. Fa dunque che ben ne incolga alla mia anima e riconducimi alla banchina di Uruk. Concedimi, ti prego, la tua protezione e che il presagio sia buono. Shamash glorioso rispose: Gilgamesh, tu sei forte, ma che cos'è per te il paese del vivente? O Shamash, odimi, odimi, Shamash, che la mia voce sia udita. Qui in città l'uomo muore oppresso in cuor suo. Perisce l'uomo con la disperazione nel cuore. Ho guardato sopra le mura e ho visto i cadaveri galleggiare nel fiume. E questa sorte anche a me toccherà. In verità so che è così, dal momento che il più alto degli uomini, chiunque egli sia, non può raggiungere i cieli. E il più grande di essi non può abbracciare la terra. Per questo voglio entrare in quel paese, poiché non ho stabilito il mio nome imprimendolo su mattone come aveva decretato il mio destino.
andrò nel paese dove si taglia il cedro. Innalzerò il mio nome dove si scrivono i nomi degli uomini famosi, e là dove non è stato scritto il nome di nessun uomo, eleverò un monumento agli dèi. Scorrevano le lacrime sul suo viso ed egli diceva: ahimè, lungo è il cammino che dovrò intraprendere verso la terra di Umbaba. Se questa impresa non è da compiersi, perché, o Shamash, mi hai mosso con il desiderio irrequieto di realizzarla? Come posso riuscire se tu non mi aiuti? Se morirò in quel paese, morirò senza rancore. Ma se farò ritorno, offrirò a Shamash un'offerta gloriosa di doni e di lode. Così Shamash accettò il sacrificio delle sue lacrime. Come l'uomo compassionevole gli mostrò pietà. Per Gilgamesh designò forti alleati, figli di una sola madre, e li appostò nelle caverne montane. I grandi venti designò: il vento del nord, il turbine, la tempesta e il vento gelato, la bufera e il vento ardente. Come vipere, draghi, fuoco ardente, come un serpente che raggela il cuore, come una piena distruggitrice e la forca del fulmine. Tali essi erano, e Gilgamesh se ne rallegrava. Andò alla forgia e disse: darò ordine agli armieri, essi forgeranno le nostre armi davanti ai nostri occhi. Diedero dunque ordine agli armieri e gli artefici si sedettero a consiglio. Si recarono nei boschi della pianura e tagliarono salice e bosso. Per essi forgiarono scuri di 9 ventine di libbre ciascuna, e grandi spade forgiarono, con lame di 6 ventine di libbre ciascuna, pomi ed else di 30 libbre. Per Gilgamesh forgiarono la scure possanza d'eroi e l'arco di Anshan. E Gilgamesh era armato e anche Enkidu, e il peso delle armi che portavano era di 30 ventine di libbre. Popolo e consiglieri si radunarono nelle strade e nel mercato di Uruk. Passarono per la porta dalle 7 spranghe e Gilgamesh parlò loro al mercato: io, Gilgamesh, vado a vedere quell'essere di cui tanto si dice, del cui nome la fama riempie il mondo. Lo batterò nel suo bosco di cedri e mostrerò la forza dei figli di Uruk. Il mondo intero ne verrà a conoscenza. A questa impresa mi impegno. Scalerò il monte, abbatterò il cedro e lascerò ai posteri un nome duraturo. Gli risposero i consiglieri di Uruk, grande mercato: Gilgamesh, sei giovane, troppo lontano il tuo coraggio ti porta. Non puoi sapere che cosa significhi questa impresa da te progettata. Abbiamo saputo che Umbaba non è come gli uomini soggetti a morte. Le sue armi sono tali che nessuno può resistervi. La foresta si estende per 10.000 leghe in ogni direzione. Chi di sua volontà scenderebbe a esplorarne i recessi? Quanto a Umbaba, quando ruggisce, è come lo scroscio della tempesta. Il suo alito è come il fuoco e le sue fauci sono la morte stessa.
Perché brami di compiere questa impresa, o Gilgamesh? Non è pari tenzone combattere con un baba, con quell'ariete da assedio. Udite queste parole dei consiglieri, Gilgamesh guardò l'amico e rise. Come risponderò a costoro? Dirò forse che ho paura di un baba, che starò seduto in casa per il resto dei miei giorni? Poi Gilgamesh aprì ancora la bocca e disse a Enkidu: Amico mio, andiamo al grande palazzo, a Legalma, e presentiamoci a Ninsun regina. Ninsun è saggia di una conoscenza profonda. Ella ci consiglierà sulla via che dovremo seguire. Andando a Legalma, si presero per mano e si recarono da Ninsun, grande regina. Gilgamesh si avvicinò, entrò nel palazzo e le parlò. Ninsun, ti piaccia di ascoltarmi? Ho un lungo viaggio da fare. Fino alla terra di Umbaba devo percorrere una via ignota e combattere una strana battaglia. Dal giorno in cui partirò, fino a quando ritornerò, finché non raggiungerò la foresta dei cedri e non distruggerò il male che Shamash aborrisce, prega Shamash. Gli artefici allora recarono loro le armi. Nelle loro mani posero le grandi spade nei foderi d'oro, l'arco e la faretra. Gilgamesh prese la scure, si mise a tracolla la faretra e l'arco di Anshan. La spada affibbiò alla cintura. Così erano armati e pronti per il viaggio. Venne allora tutto il popolo e si accalcò intorno a loro dicendo: Quando tornerai alla città? I consiglieri benedissero Gilgamesh e lo misero in guardia. Non confidare troppo nella tua forza. Sta allerta. All'inizio frena i tuoi colpi. Chi avanza per primo protegge il compagno. La buona guida che conosce la via vigila sull'amico. Che Enkidu faccia strada. Lui conosce il cammino che porta alla foresta. Ha visto Umbaba ed è esperto in battaglia. Che si spinga per primo nei passi montani, che sia vigile e attento a se stesso. Che Enkidu protegga l'amico, custodisca il compagno e lo riporti salvo attraverso le insidie del cammino. Noi consiglieri di Uruk ti affidiamo il nostro re, o Enkidu, riportacelo sano e salvo. Dissero. Allora Enkidu aprì la bocca e disse: Avanti, non c'è nulla da temere, seguimi, poiché io conosco il luogo dove abita Umbaba e i sentieri dove cammina. Che i consiglieri facciano ritorno. Qui non c'è motivo per temere. Udite queste parole, i consiglieri incitarono l'eroe al suo cammino. Va, Gilgamesh, che il tuo Dio custode ti protegga lungo la via e ti riporti salvo alla banchina di Uruk. Dopo 20 leghe interruppero il digiuno. Dopo altre 30 fecero sosta per la notte. 50 leghe avevano percorso in un giorno. In 3 giorni avevano fatto il tragitto di 1 mese e 15 giorni. Prima di arrivare alla porta della foresta, varcarono 7 montagne. Allora Enkidu gridò a Gilgamesh: Non addentrarti nella foresta,
quando ho aperto la porta, la mia mano ha perso la sua forza. Gilgamesh gli rispose: Caro amico, non parlare da vigliacco. Abbiamo forse avuto la meglio su tanti pericoli. Abbiamo tanto viaggiato solo per poi tornare indietro? Tu, provato in guerre e battaglie, stammi ora vicino e non avrai paura alcuna della morte. Sta accanto a me e la tua debolezza passerà. Il tremore lascerà la tua mano. Forse che l'amico mio preferirebbe rimanere indietro? No, insieme scenderemo nel cuore della foresta. Che la battaglia a venire risvegli il tuo coraggio. Dimentica la morte e segui me, uomo risoluto nell'azione, ma non avventato. Quando due vanno insieme, ciascuno protegge se stesso e difende il compagno. E se essi cadono, lasciano ai posteri un nome duraturo. Insieme si addentrarono nella foresta e giunsero alla verde montagna. Lì si fermarono, rimasero attoniti. Si fermarono e guardarono la foresta. Videro l'altezza del cedro, videro la via che entrava nella foresta e il sentiero su cui era uso camminare un baba. Ampia era la via. E agevole l'andare. Contemplarono la montagna dei cedri, dimora degli dèi e trono di Ishtar. Il cedro si ergeva davanti alla montagna in tutta la sua mole. La sua ombra era magnifica, piena di sollievo. Sul monte e nella radura verdeggiava la macchia. Qui Gilgamesh scavò un pozzo di fronte al sole che tramontava. Salì sulla montagna e versò farina fine per terra, dicendo: O montagna, dimora degli dèi, mandami un sogno propizio. Si presero quindi per mano e si coricarono per dormire, e il sonno che scorre dalla notte rifluì su di loro. Gilgamesh sognò, a mezzanotte il sonno lo lasciò ed egli raccontò il suo sogno all'amico. Enkidu, se non sei stato tu, che cosa mi ha svegliato? Amico mio, un sogno ho sognato. Alzati, guarda il precipizio della montagna. Il sonno che gli dèi mi avevano mandato è interrotto. Ah, amico mio, che sogno ho fatto! Terrore e confusione. Avevo afferrato un toro selvaggio nelle lande deserte. Mugghiava e sollevava la polvere a calci, finché l'intero cielo non fu oscurato. Mi fu ghermito il braccio, mi fu morsa la lingua. Ricaddi in ginocchio. Poi qualcuno mi rinfrescò con l'acqua della sua fiasca. Disse Enkidu: Caro amico, il Dio verso il quale viaggiamo non è un toro selvaggio, benché misteriosa sia la sua forma. Quel toro selvaggio che tu vedesti è Shamash il protettore. Nel momento del pericolo, egli ci prenderà le mani. Colui che ti diede l'acqua della sua fiasca è il tuo stesso Dio che si cura del tuo buon nome, il tuo Lugalbanda. Uniti a lui, insieme compiremo un'opera la cui fama non morrà mai. Gilgamesh disse: Ho fatto un altro sogno. Eravamo in una gola profonda della montagna.
e accanto a essa eravamo come i più minuscoli moscerini. E improvvisamente la montagna cadde, mi colpì e mi attanagliò i piedi da sotto. Poi una luce insostenibile rifulse, e dentro la luce era un essere la cui grazia e bellezza superavano la bellezza di questo mondo. Egli mi estrasse da sotto la montagna, acqua mi diede da bere, il mio cuore fu confortato e pose i miei piedi per terra. Allora Enkidu, il figlio delle pianure, disse: Scendiamo dalla montagna e parliamo di questa cosa assieme. Disse a Gilgamesh al giovane dio: Buono è il tuo sogno, eccellente è il tuo sogno. La montagna che vedesti è Umbaba. Ora certamente noi lo prenderemo e lo uccideremo. E abbatteremo il suo corpo come la montagna è caduta sulla pianura. Il giorno seguente, dopo 20 leghe, interruppero il digiuno. Dopo altre 30 fecero sosta per la notte. Scavarono un pozzo prima che calasse il sole e Gilgamesh salì sulla montagna. Versò farina fine per terra e disse: O montagna, dimora degli dèi, manda un sogno a Enkidu, fagli un sogno propizio. La montagna foggiò per Enkidu un sogno, e questo venne, un sogno funesto. Un rovescio di acqua fredda passava sopra di lui, e lo costringeva a rannicchiarsi come l'orzo di montagna sotto un acquazzone. Ma Gilgamesh se ne stette seduto con il mento sulle ginocchia finché il sonno che scorre su tutti gli uomini non rifluì su di lui. Poi, a mezzanotte, il sonno lo lasciò ed egli si alzò e all'amico disse: Mi hai chiamato? Se no, perché sono sveglio? Mi hai toccato? Se no, perché sono pieno di terrore? Non è forse passato un qualche dio, poiché le mie membra sono intorpidite per la paura? Amico mio, ho visto un terzo sogno, e questo sogno è stato invero tremendo. Ruggivano i cieli e ruggiva ancora la terra. Veniva meno la luce del giorno e cadevano le tenebre. Balenavano fulmini, un fuoco divampava, le nubi si abbassavano e piovevano morte. Poi il fulgore scomparve. Fuoco si estinse e tutto divenne cenere caduta intorno a noi. Scendiamo dalla montagna, parliamone e riflettiamo sul da farsi. Quando furono scesi dalla montagna, Gilgamesh prese la scure in mano, abbatté il cedro. Quando Umbaba udì il rumore da lontano, ne fu infuriato. Gridò. Chi è costui che ha violato i miei boschi e tagliato il mio cedro? Ma Shamash glorioso parlò loro dal cielo: Avanti, non abbiate timore. Ed ecco che Gilgamesh fu sopraffatto dalla debolezza, poiché il sonno lo aveva ghermito all'improvviso. Un sonno profondo s'era impadronito di lui.
Giaceva per terra disteso e muto, come sognasse. Quando Enkidu lo toccava, non si levava. Quando questi gli parlava, non rispondeva. O Gilgamesh, signore della piana di Kullab, il mondo si sta oscurando, le ombre si sono diffuse su di esso. Ora è il fioco barlume del crepuscolo. Shamash se n'è andato, il suo capo splendente è immerso nel seno di Ningal, sua madre. O Gilgamesh, fino a quando giacerai così, dormiente? Non permettere mai che la madre che ti ha generato sia costretta al lutto nella piazza della città. Finalmente Gilgamesh lo udì, indossò il pettorale, la voce degli eroi, del peso di 30 sicli. Lo indossò come se portasse un indumento leggero, ed ecco lo copriva tutto. Incedeva sul terreno come un toro che fiuta, e stretti teneva i denti. Per la vita di mia madre Ninsun, che mi fece nascere, e per la vita di mio padre, Lugalbanda divino, che io viva per riempire di meraviglia mia madre come quando mi allattava in grembo. Una seconda volta gli disse: per la vita di mia madre Ninsun, che mi fece nascere, e per la vita di mio padre, Lugalbanda divino, finché non avremo combattuto con questo uomo, se di uomo si tratta, con questo Dio, se di Dio si tratta, il cammino che ho intrapreso verso il paese del vivente non si volgerà indietro alla città. Allora Enkidu, il compagno fedele, supplicandogli rispose: Signor mio, tu non conosci quel mostro ed è per questo che non hai paura. Io che lo conosco, io sono terrorizzato. I suoi denti sono zanne di drago, il suo volto è quello di un leone, la sua carica è come l'impeto di una piena. Con lo sguardo abbatte gli alberi della foresta assieme alle canne della palude. O mio signore, avanza pure se vuoi in questa terra, ma io me ne torno in città. Alla signora tua madre narrerò tutte le imprese gloriose finché non griderà di gioia. Poi le racconterò la morte che sopraggiunse finché non piangerà per l'amarezza. Ma Gilgamesh disse: immolazione e sacrificio non fanno ancora per me. Non affonderà la barca dei morti, né si taglierà per il mio sudario la tela dalla triplice piega. Non ancora sarà desolato il mio popolo, né verrà accesa la pira nella mia casa, né la mia dimora verrà bruciata nel fuoco. Dammi oggi il tuo aiuto e avrai il mio. Che cosa mai potrà andarci male allora? Tutti gli esseri viventi nati da carne siederanno alla fine sulla barca dell'Ovest. E quando affonderà, quando la barca di Magilum affonderà, saranno scomparsi. Noi però andremo avanti e poseremo gli occhi su questo mostro. Se il tuo cuore ha paura, getta via la paura. Se in esso vi è terrore, getta via il terrore. Prendi in mano la scure e attacca. Chi lascia incompiuta la lotta non ha pace. Uscì Umbaba dalla sua forte casa di cedro. Allora Enkidu esclamò: O Gilgamesh, ricordati ora di ciò di cui ti sei vantato a Uruk.
Avanti, all'assalto, figlio di Uruk, non c'è nulla da temere. Udite queste parole, egli riprese coraggio, rispose: Affrettati, fatti sotto, se c'è il guardiano. Allora vi fu gran subbuglio, poiché quello che avevano abbattuto era il custode della foresta. Fino a una distanza di 2 leghe rabbrividirono i cedri quando Enkidu abbatté il guardiano della foresta, colui alla cui voce solevano tremare Ermon e Libano. Furono mosse ora le montagne e tutte le colline, perché era stato ucciso il custode della foresta. Essi aggredirono i cedri, i 7 splendori di Umbaba furono spenti. Avanzarono così nella foresta portando la spada di 8 talenti. Scoperchiarono le dimore sacre degli Anunnaku. E mentre Gilgamesh abbatteva il primo degli alberi della foresta, Enkidu ne sgomberava le radici fino alle sponde dell'Eufrate. Posero Umbaba davanti agli dèi, davanti a Enlil. Baciarono la terra, lasciarono cadere il sudario e gli posero dinanzi la sua testa. Quando vide la testa di Umbaba, Enlil si infuriò con loro. Perché avete fatto questo? D'ora innanzi vi sia il fuoco sui vostri volti, che esso divori il pane che mangiate, che esso beva là dove voi bevete. Poi Enlil si riprese la vampa e i 7 splendori che erano stati di Umbaba. Il primo lo diede al fiume, e li diede al leone, alla pietra di maledizione, alla montagna e alla temuta figlia della regina degli inferi. O Gilgamesh, re e conquistatore della vampa tremenda, toro selvaggio che saccheggia il monte, che attraversa il mare, sia gloria a lui, e da parte dei coraggiosi la maggior gloria è di Enki. Ishtar, Gilgamesh e la morte di Enkidu. Gilgamesh si lavò le lunghe chiome e pulì le armi. I suoi capelli fece ricadere all'indietro sulle spalle. Gettò via gli abiti sporchi, li cambiò con nuovi. Indossò le vesti regali e le cinse strette. Quando Gilgamesh ebbe indossato la corona, Ishtar gloriosa levò gli occhi e vide la bellezza di Gilgamesh. Disse: Vieni a me, Gilgamesh, sii il mio sposo, concedimi il seme del tuo corpo, fa che io sia la tua sposa e tu sarai mio marito. Per te appresterò un cocchio di lapislazzuli e d'oro, con ruote d'oro e corna di rame. E come muli da tiro avrai demoni possenti della tempesta. Quando nel profumo del legno di cedro entrerai nella nostra casa, soglia e trono ti baceranno i piedi. Re, sovrani e principi si inchineranno davanti a te.
ti recheranno tributi dalla montagna e dalla pianura. Le tue pecore partoriranno due gemelli e le tue capre tre. Il tuo asino da soma correrà più veloce dei muli. Senza rivali saranno i tuoi buoi. I tuoi cavalli da cocchio saranno famosi in lungo e in largo per la loro celerità. Gilgamesh aprì la bocca e a Ishtar gloriosa rispose: «Se ti prendo in sposa, quali doni potrei darti in cambio? Quali unguenti e vesti per il tuo corpo? Volentieri ti darei pane e ogni genere di cibo adatto a un dio. Ti darei vino da bere consono a una regina. Orzo verserei per stipare il tuo granaio. Ma quanto a fare di te mia moglie, questo no. Che ne sarebbe di me? I tuoi amanti ti hanno trovata come un braciere che va spegnendosi al freddo, una porta che non respinge né folata di vento né tempesta, un castello che travolge la guarnigione, la pece che annerisce chi la porta, una fiasca che irrita la pelle di chi la indosso, una pietra che cade da un parapetto, un ariete da assedio che ritorce i suoi colpi, un sandalo che fa incespicare chi lo calza. Quale dei tuoi amanti hai mai amato per sempre? Quale dei tuoi pastori ti ha soddisfatta in eterno? Ascoltami, narrerò la storia dei tuoi amanti». Udito ciò, Ishtar cadde in preda a un'ira amara, salì nell'alto dei cieli. Le sue lacrime scorrevano davanti a suo padre Anu e ad Antum, sua madre. Disse: «Padre mio, Gilgamesh mi ha coperta di insulti. Ovunque ha raccontato il mio comportamento abominevole, le mie azioni immonde e orrende». Anu aprì la bocca e disse: «Sei dunque un padre di dei? Non sei forse venuta a lite con Gilgamesh, il re, così che ora egli ha narrato il tuo comportamento abominevole, le tue azioni immonde e orrende?» Ishtar aprì la bocca e disse ancora: «Padre mio, dammi il toro del cielo per distruggere Gilgamesh. Dico, riempi Gilgamesh di arroganza finché arriverà la distruzione. Ma se ti rifiuterai di darmi il toro del cielo, sfonderò le porte dell'inferno e spezzerò le spranghe». Vi sarà confusione di genti, quelle di sopra con quelle delle profondità inferiori. Condurrò su i morti a mangiare cibo come i vivi. E le schiere dei morti supereranno i vivi nel numero. Anu disse alla possente Ishtar: «Se faccio ciò che desideri, vi saranno per tutta Uruk 7 anni di siccità, in cui il grano sarà a guscio senza chicco. Hai messo da parte abbastanza grano per il popolo ed erba per il bestiame?» Ishtar rispose: «Ho messo da parte grano per il popolo, erba per il bestiame. Per 7 anni di gusci senza chicchi vi è abbastanza grano e abbastanza erba». Quando Anu udì le parole di Ishtar,
le diede il toro del cielo da condurre alla cavezza giù a Uruk. Giunti che furono alle porte di Uruk, il toro si recò al fiume. Quando sbuffò per la prima volta, nella terra si aprirono fenditure e 100 giovani vi caddero dentro a morire. Quando sbuffò per la seconda volta, si aprirono fenditure e ne caddero dentro a morire 200. Cielo schiumava alla bocca, col folto della coda lo sfiorava. Enkidu gridò a Gilgamesh: «Amico mio, ci siamo vantati che avremmo lasciato ai posteri un nome duraturo. Conficca dunque la tua spada fra nuca e corna». Così Gilgamesh seguì il toro. Lo afferrò per il folto della coda, conficcò la spada fra nuca e corna e lo ammazzò. Quando ebbero ucciso il toro del cielo, gli strapparono il cuore e lo offrirono a Shamash, e i due fratelli si riposarono. Ma Ishtar si levò e salì sulla grande muraglia di Uruk, balzò sulla torre e proferì una maledizione. «Guai a Gilgamesh, poiché in spregio di me ha ucciso il toro del cielo!» Quando Enkidu udì queste parole, strappò via la coscia destra del toro e gliela scagliò in faccia dicendo: «Se potessi metterti le mani addosso, ecco cosa ti farei, e ti legherei ai fianchi le sue interiora». Allora Ishtar chiamò a raccolta la sua gente, le cantatrici e le danzatrici, le prostitute del tempio, le cortigiane. Dispose una lamentazione sulla coscia del toro del cielo. Ma Gilgamesh chiamò i fabbri e gli armieri tutti assieme. Ammirarono l'immensità delle corna. Erano ricoperte di lapislazzuli spesso due dita. 30 libbre a testa era il loro peso, di 6 misure la loro capacità d'olio, che egli offrì al suo dio custode, a Lugalbanda. Ma le corna le portò nel palazzo e le appese al muro. Poi si lavarono le mani nell'Eufrate, si abbracciarono e se ne andarono. Percorsero le strade di Uruk, dove gli eroi si erano radunati per vederli. E Gilgamesh chiamò le cantatrici. «Chi è il più glorioso fra gli eroi, il più eminente fra gli uomini?» «Gilgamesh è il più glorioso fra gli eroi, il più eminente fra gli uomini.» Ed ecco che vi furono festeggiamenti e celebrazioni e gioia nel palazzo, finché gli eroi non si coricarono dicendo: «Ora ci riposeremo per la notte».
Quando venne la luce del giorno, Enkidu si alzò e gridò a Gilgamesh: «Fratello mio, che sogno ho fatto la notte scorsa?» Anu, Enlil, Ea e Shamash celeste erano radunati a consiglio. E Anu disse a Enlil: «Poiché hanno ucciso il toro del cielo, e poiché hanno ucciso Umbaba che custodiva la montagna dei cedri, uno dei due dovrà morire». Allora Shamash glorioso rispose a Enlil, all'eroe: «Fu per tuo ordine che uccisero il toro del cielo e Umbaba. Dovrà dunque Enkidu morire, benché sia innocente?» Enlil si rivolse furibondo a Shamash: «Proprio tu osi dire questo, che te ne andavi con loro tutti i giorni come uno di loro?» Così Enkidu si coricò davanti a Gilgamesh. Le sue lacrime scorrevano a fiumi e a Gilgamesh diceva: «O fratello mio, così caro mi sei, o fratello, eppure mi porteranno via da te». E ancora: «Dovrò sedermi alla soglia dei morti e non rivedrò mai più il mio caro fratello con i miei occhi». Enkidu giaceva solo in preda alla sua malattia e malediceva la porta come se fosse carne viva. «E tu, legno della porta, inerte e insensibile e inanimato, per 20 leghe ti cercai finché non vidi l'altissimo cedro. Non c'è legno pari a te nella nostra terra. 72 cubiti in altezza, 24 cubiti in larghezza, perno, cardine e stipiti sono perfetti. Un mastro artefice di Nippur ti ha costruito, ma, oh, se avessi saputo che sarebbe finita così, se avessi saputo che era questo tutto il bene che ne sarebbe venuto, avrei levato la scure e ti avrei frantumato in piccoli pezzi, e qui avrei invece innalzato una porta di giunco. Ah, se solo ti avesse portato qui un qualche re futuro, o se ti avesse foggiato un dio. Che egli cancelli il mio nome e vi scriva il suo, e su di lui, invece che su Enkidu, cada la maledizione». Al primo chiarore dell'alba Enkidu sollevò il capo e pianse di fronte al dio sole. Nel fulgore della luce del sole scorrevano le sue lacrime. «Dio sole, ti scongiuro, a proposito di quel cacciatore spregevole, quel cacciatore da nulla a causa del quale io fui destinato a catturare meno prede del mio compagno. Che egli catturi meno prede di tutti, renda scarsa la sua selvaggina, rendilo debole, che egli prenda sempre la parte più piccola, che la preda gli sfugga dalle reti». Quando ebbe maledetto il cacciatore a suo piacimento, si rivolse alla prostituta e fu indotto a maledire anche lei. «Quanto a te, donna, con grande maledizione ti maledico. A te prometto un destino per tutta l'eternità. La mia maledizione si abbatterà presto su di te, e all'improvviso. Tu sarai senza un tetto per il tuo commercio, poiché non avrai casa assieme alle altre fanciulle nella taverna, ma condurrai i tuoi affari nei luoghi lordati dal vomito dell'ubriacone. La tua ricompensa sarà la terra del vasaio, i frutti delle tue ruberie verranno gettati nel tugurio. Tu siederai al crocevia nella polvere degli alloggi del vasaio. Di notte ti farai il letto sul mucchio di letame.
Di giorno prenderai posto all'ombra del muro. Rovi e spine ti taglieranno i piedi. Ubriachi e assetati colpiranno la tua guancia e la tua bocca sarà indolenzita. Che tu sia spogliata della tua porpora, poiché anch'io nella landa deserta con mia moglie avevo una volta tutto il tesoro che desideravo. Quando Shamash udì le parole di Enkidu, lo chiamò dal cielo. Enkidu, perché maledici la donna, l'amante che ti insegnò a mangiare pane degno degli dèi e a bere il vino dei re? Colei che ti rivestì di un abito splendido, non ti ha forse dato Gilgamesh, glorioso per compagno? E Gilgamesh, tuo fratello, non ti ha fatto forse giacere su un letto regale e su un divano alla sua sinistra? Ai principi della terra egli ha fatto baciare i tuoi piedi, e ora tutto il popolo di Uruk si lamenta e piange per te. Quando sarai morto, egli per te si farà crescere lunghi i capelli. Indosserà la pelle di un leone e vagherà per il deserto. Quando Enkidu udì Shamash glorioso, si acquietò il suo cuore adirato, ritrattò la maledizione e disse: Donna, un altro destino io ti prometto. La bocca che ti maledisse ti benedirà. Re, principi e nobili ti venereranno. Per te un uomo, anche a 12 leghe di distanza, si colpirà la coscia con la mano, fremeranno i suoi peli. Per te si scioglierà la cintura, ti rivelerà le sue ricchezze e tu avrai ciò che desideri: lapislazzuli, oro e corniole dal mucchio del suo tesoro. Saranno tuoi una veste e un anello per la tua mano. Il sacerdote ti condurrà alla presenza degli dèi. Per cagion tua fu abbandonata una moglie, una madre di sette. Mentre Enkidu dormiva da solo in preda alla sua malattia, nell'amarezza del suo spirito aprì il suo cuore a Gilgamesh. Fui io ad abbattere il cedro, io a spianare la foresta, io a trucidare un baba. Guarda ora che ne è di me. Ascolta, amico mio, ecco il sogno che ho sognato la notte scorsa. Ruggivano i cieli e rombava la terra in risposta. Tra gli uni e l'altra io ero di fronte a un essere orrendo. Un tetro uomo uccello. A me aveva rivolto il suo intento. Aveva una faccia da vampiro, il suo piede era quello di un leone, la mano l'artiglio di un'aquila. Si gettò su di me, i suoi artigli erano nei miei capelli, mi avvinghiò e io soffocavo. Poi mi trasformò e le mie braccia divennero ali coperte di piume. Mi rivolse fisso lo sguardo e mi condusse via al palazzo di Irkalla, regina delle tenebre, alla casa da cui nessuno ha mai volto il passo, nella via da cui non si torna indietro.
Ivi è la casa i cui abitanti siedono nelle tenebre. Polvere è il loro cibo, argilla la loro carne. Sono vestiti come uccelli, ali hanno per abito, non vedono luce alcuna, siedono nelle tenebre. Entrai nella casa di polvere e vidi i re della terra, le loro corone messe da parte per sempre. Sovrani e principi, tutti quelli che una volta portarono corone regali ed ebbero nei tempi antichi la sovranità sul mondo. Coloro che erano stati al posto di dei, come Anu ed Enlil, se ne stavano ora come servi, a portare carne arrostita nella casa di polvere, a portare carne cotta e l'acqua fresca delle fiasche. Nella casa di polvere in cui ero entrato c'erano sommi sacerdoti e accoliti, sacerdoti di incantesimi e di estasi. C'erano servitori del tempio e c'era Etana, quel re di Chish che l'aquila aveva trasportato fino al cielo nei tempi antichi. Anche Sumucan vidi, dio del bestiame. E c'era Ereshkigal, regina degli inferi. E acquattata davanti a lei Belizzeri, colei che è scriba degli dèi e tiene il libro dei morti. Reggeva una tavoletta e la leggeva. Alzò il capo, mi vide e parlò. Chi ha portato qui costui? Poi mi svegliai come un uomo dissanguato che vaghi da solo in un canneto desolato, come uno che lo sbirro ha ghermito e di paura il cuore forte gli batte. Gilgamesh si era spogliato degli abiti, non giacque sul letto, e chiamava Gilgamesh facendolo alzare. Ormai era debole, i suoi occhi erano accecati dal pianto. Per 10 giorni giacque e il suo tormento aumentò. Per 11, per 12 giorni giacque sul letto di morte. Poi chiamò Gilgamesh. Amico mio, la grande dea mi ha maledetto e dovrò morire nella vergogna. Non morirò come un uomo caduto in battaglia. Io temevo di cadere in battaglia. Invece felice è l'uomo che cade in battaglia, mentre io dovrò morire nella vergogna. E Gilgamesh pianse su Enkidu. Alla prima luce dell'alba levò la voce e ai consiglieri di Uruk disse. Toccò il suo cuore, ma non batteva, ed egli non levò più gli occhi. Quando Gilgamesh toccò il suo cuore, non batteva. Così Gilgamesh stese un velo, come si vela una sposa, sull'amico suo. Prese a infuriare come un leone, come una leonessa derubata dei cuccioli. Avanti e indietro misurava i passi attorno al letto. Si strappò i capelli e li sparse all'intorno. Si strappò le splendide vesti e le gettò a terra come se fossero obbrobriose. Alla prima luce dell'alba, Gilgamesh, alla ricerca della vita eterna.
Gilgamesh piangeva amaramente per l'amico Enkidu. Vagava per le lande come un cacciatore, andava ramingo per le pianure. Gridava nella sua amarezza: «Come posso riposare? Come posso avere pace? La disperazione è nel mio cuore. Ciò che è mio fratello ora, lo sarò io quando sarò morto. Poiché ho paura della morte, farò del mio meglio per trovare Utnapishtim, colui che chiamano il lontano. Egli, infatti, è entrato nel consesso degli dei». Fu così che Gilgamesh attraversò le lande, vagò per le praterie, un lungo viaggio alla ricerca di Utnapishtim, colui che gli dei avevano preso con sé dopo il diluvio e lo avevano posto a vivere nella terra di Dilmun, nel giardino del sole. A lui solo fra gli uomini avevano dato vita eterna. Di notte, quando venne ai passi della montagna, Gilgamesh pregò. «Fra questi passi, molto tempo fa, vidi leoni, ebbi paura e levai gli occhi alla luna. Pregai e le mie preghiere salirono agli dèi. O Sin, Dio Luna, proteggimi dunque ora». Quando ebbe pregato, si sdraiò per dormire, finché non si destò da un sogno. Vide intorno a sé i leoni raggianti di vita. Allora afferrò la scure, trasse la spada dalla cintura e si abbatté su di loro come una freccia scoccata dalla corda, e li colpì, li abbatté e li disperse. Così, col tempo, Gilgamesh giunse a Masu, ai grandi monti di cui tante cose aveva udito, posti a guardia del sole che sorge e che cala. I suoi picchi gemelli sono alti quanto il muro del cielo, i suoi poggi scendono giù sino agli inferi. Alle sue porte fanno la guardia gli scorpioni, metà uomini e metà draghi. Terrificante è la loro gloria. Il loro sguardo colpisce gli uomini a morte. Il riverbero della loro aureola spazza le montagne poste a guardia del sole levante. Quando Gilgamesh li vide, per un attimo soltanto si coprì gli occhi. Poi si fece coraggio e si avvicinò. Al vederlo così intrepido, l'uomo scorpione si rivolse alla sua compagna. «Costui che viene ora a noi è della carne degli dèi», rispose la compagna dell'uomo scorpione. «Per due terzi è Dio, ma per un terzo è uomo». Egli si rivolse quindi all'uomo Gilgamesh, si rivolse al rampollo degli dèi. «Perché hai affrontato un viaggio così lungo? Perché ti sei recato così lontano attraversando le perigliose acque? Dimmi il motivo della tua venuta». Rispose Gilgamesh: «Per Enkidu molto lo amavo. Insieme sopportammo fatiche di ogni genere. Per causa sua sono venuto, poiché il destino comune dell'uomo si è impadronito di lui. Per lui giorno e notte ho pianto. Non volevo lasciare che il suo corpo fosse sepolto.
pensavo che le mie lacrime avrebbero fatto tornare il mio amico. Da quando lui se n'è andato, la mia vita non è più nulla. Per questo sono giunto qui alla ricerca di Utnapishtim, mio padre. Gli uomini dicono infatti che egli sia entrato nel consesso degli dèi e abbia trovato la vita eterna. Desidero interrogarlo sui vivi e sui morti. L'uomo scorpione aprì la bocca, parlò a Gilgamesh e disse: Nessun uomo nato da donna ha mai compiuto ciò che tu chiedi. Nessun mortale è mai andato nella montagna. La sua lunghezza è 12 leghe di tenebra. In essa non vi è luce, ma il cuore è oppresso dal buio. Dal sorgere del sole sino al calare del sole non vi è luce alcuna. Rispose Gilgamesh: quand'anche debba andare afflitto dal dolore, con sospiri e pianti, io debbo andare comunque. Apri la porta della montagna. E l'uomo scorpione disse: Va, Gilgamesh, ti permetto di attraversare il monte di Masu e le alte catene. Possano i tuoi piedi riportarti a casa salvo. La porta della montagna è aperta. Quando Gilgamesh udì queste parole, fece come aveva detto l'uomo scorpione. Traversò la montagna seguendo il cammino del sole verso levante. Quando ebbe percorso una lega, l'oscurità si fece fitta intorno a lui, poiché non c'era luce alcuna e nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé. Dopo 2 leghe l'oscurità era fitta e non c'era luce alcuna. Nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé. Dopo 3 leghe l'oscurità era fitta e non c'era luce alcuna. Nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé. Dopo 4 leghe l'oscurità era fitta e non c'era luce alcuna. Nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé. Al termine di 5 leghe l'oscurità era fitta e non c'era luce alcuna. Nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé. Al termine di 6 leghe l'oscurità era fitta e non c'era luce alcuna. Nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé. Quando ebbe percorso 7 leghe l'oscurità era fitta e non c'era luce alcuna. Nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé. Quando ebbe percorso 8 leghe, Gilgamesh diede un gran grido perché l'oscurità era fitta e non c'era luce alcuna. Nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé. Dopo la 9ª lega sentì il vento del nord sul suo viso, ma l'oscurità era fitta e non c'era luce alcuna. Nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé. Dopo 10 leghe la fine era vicina. Dopo 11 leghe apparve la luce dell'alba.
compiute 12 leghe, irruppe la luce del sole. Ivi era il giardino degli dèi. Tutt'intorno a lui stavano cespugli carichi di gemme. Appena lo vide, subito discese, poiché c'erano frutti di corniola da cui pendevano i rampicanti, belli a vedersi, e foglie di lapislazzuli ne pendevano, frammiste ai frutti, dolci alla vista. Invece di rovi e cardi, v'erano ematiti e pietre rare, agata e perle dal mare. Mentre Gilgamesh camminava nel giardino sulla riva del mare, lo vide Shamash e vide che era vestito di pelli di animali e che mangiava la loro carne. Ne fu turbato, parlò e disse: «Nessun uomo mortale è mai passato di qui, né mai passerà, finché i venti incalzeranno sul mare». E a Gilgamesh disse: «Non troverai mai la vita che stai cercando». A Shamash glorioso, Gilgamesh rispose: «Ora che ho faticato e tanto vagato per le lande deserte, dovrò forse dormire e lasciare che la terra copra per sempre il mio capo? Che i miei occhi contemplino il sole fino a essere abbagliati dalla sua vista. Benché io non valga ormai più di un uomo morto, che io contempli ugualmente la luce del sole». Vive presso il mare la donna della vigna, colei che fa il vino. Siduri siede nel giardino sulla riva del mare, con la coppa d'oro e i tini d'oro che gli dèi le diedero. È coperta da un velo, e da dove siede vede Gilgamesh venire verso di lei, vestito di pelli, con la carne degli dèi nel suo corpo, ma la disperazione nel cuore. E il suo volto è come il volto di uno che ha compiuto un lungo viaggio. Ella guardava e, scrutando lontano, diceva in cuor suo: «Certo, costui è un uomo malvagio. Dove va ora?» Così serrò la porta con la spranga, il paletto rinchiuse. Ma Gilgamesh, udendo il rumore del paletto, levò il capo e infilò il piede tra lo stipite e la porta. Chiamò: «Fanciulla che fai il vino, perché spranghi l'uscio? Che cosa hai visto che ti ha fatto sbarrare la tua porta? Abbatterò il tuo uscio e sfonderò la tua porta, poiché io sono quel Gilgamesh che afferrò e uccise il toro del cielo. Ho ucciso il custode della foresta dei cedri. Ho sconfitto Umbaba che abitava nella foresta e ho ucciso i leoni sui passi del monte». Siduri allora gli disse: «Se tu sei quel Gilgamesh che ha afferrato e ucciso il toro del cielo, che ha ucciso il guardiano della foresta dei cedri, che ha sconfitto Umbaba che viveva nella foresta e ucciso i leoni sui passi del monte, perché sono emaciate le tue guance? Perché è così teso il tuo volto? Come mai vi è disperazione nel tuo cuore e il tuo viso è come quello di chi ha compiuto un lungo viaggio? Già, perché mai il tuo viso è riarso dal caldo e dal freddo? Perché vieni qui, vagando per i pascoli, a cercare il vento?» Gilgamesh a lei rispose:
E perché non dovrebbero essere emaciate le mie guance e teso il mio volto? La disperazione è nel mio cuore e il mio viso è il viso di chi ha compiuto un lungo viaggio. Dal caldo e dal freddo è riarso. Perché non dovrei vagare per i pascoli a cercare il vento? Il mio amico, il fratello minore, colui che cacciava l'onagro delle lande e la pantera delle pianure. Il mio amico, il fratello minore, che afferrò e uccise il toro del cielo e sconfisse un baba nella foresta dei cedri. L'amico mio, che molto mi era caro e che accanto a me aveva affrontato pericoli, Enkidu, il fratello che io amavo, la fine di tutti i mortali l'ha raggiunto. 7 giorni e 7 notti lo piansi, finché il verme non fu su di lui. A cagione di mio fratello ho paura della morte. A cagione di mio fratello vado ramingo per le lande e non trovo riposo. Ma ora, fanciulla che fai il vino, ora che ho visto il tuo volto, fa che io non veda il volto della morte da me tanto temuta. Ella rispose, Gilgamesh, dove ti affretti? Non troverai mai la vita che cerchi. Quando gli dèi crearono l'uomo, gli diedero in fato la morte, ma tennero la vita per sé. Quanto a te, Gilgamesh, riempi il tuo ventre di cose buone. Giorno e notte, notte e giorno, danza e sii lieto. Banchetta e rallegrati. Siano linde le tue vesti. Nell'acqua lavati. Abbi caro il fanciullino che ti tiene per mano e nel tuo amplesso rendi felice tua moglie, poiché anche questo è il fato dell'uomo. Ma Gilgamesh, Assiduri, alla fanciulla disse, «Come posso tacere? Come posso riposare quando Enkidu, che amo, è polvere, e anch'io morirò e verrò disteso nella terra?» Tu vivi accanto alla riva del mare e guardi nel suo cuore. Fanciulla, ora dimmi, qual è la via per Utnapishtim, il figlio di Ubaratutu? Quali segni vi sono per la traversata? Dammi, oh, dammi quei segni. Se sarà possibile, attraverserò l'oceano. Altrimenti vagherò per le lande ancor più lontano. Colei che fa il vino gli disse, Gilgamesh, non si varca l'oceano. Fin dai tempi antichi chiunque vi sia giunto non è riuscito a varcare quel mare. Il sole nella sua gloria varca l'oceano, ma chi oltre Shamash l'ha mai varcato? Difficili sono il luogo e la traversata, e in mezzo scorrono profonde le acque della morte. Gilgamesh, come varcherai l'oceano? Che farai quando arriverai alle acque della morte? E tuttavia, Gilgamesh, giù nel bosco troverai Ursanabi, il barcaiolo di Utnapishtim. Presso di lui sono le cose sacre, le cose di pietra. La prua serpentina del battello sta foggiando. Guardalo bene, e se è possibile, forse con lui varcherai le acque. Ma se non è possibile, dovrai fare ritorno. Udito ciò, Gilgamesh fu colto dall'ira. Prese la scure, il pugnale dalla cintura.
avanzò e si abbatté sulle cose di pietra come un giavellotto. Poi andò nella foresta e si sedette. Ursanabi vide balenare il pugnale, udì la scure e si percosse il capo, perché Gilgamesh, nella sua furia, aveva distrutto il sartiame del battello. Ursanabi gli parlò. «Dimmi, qual è il tuo nome?» «Io sono Ursanabi, barcaiolo di Utnapishtim, il lontano.» Egli rispose. «Gilgamesh è il mio nome. Sono di Uruk, della casa di Anu.» Allora Ursanabi gli disse. «Perché sono così emaciate le tue guance e teso il tuo volto? Perché hai la disperazione nel cuore e il tuo viso è il viso di chi ha compiuto un lungo viaggio? Già, perché mai il tuo viso è riarso dal caldo e dal freddo? E perché te ne vieni qui, vagando per i pascoli, a cercare il vento?» Gilgamesh gli disse, «Perché non dovrebbero essere emaciate le mie guance e teso il mio volto? La disperazione è nel mio cuore, e il mio viso è il viso di chi ha compiuto un lungo viaggio. Dal caldo e dal freddo fui riarso. Perché non dovrei vagare per i pascoli? Il mio amico, il fratello minore che afferrò e uccise il toro del cielo, e sconfisse un baba nella foresta dei cedri, l'amico mio, che molto mi era caro, e che al mio fianco aveva sopportato pericoli, Enkidu, il fratello che io amavo, la fine di tutti i mortali l'ha raggiunto. 7 giorni e 7 notti lo pianto, finché il verme non fu su di lui. A cagione di mio fratello ho paura della morte. A cagione di mio fratello vado a Ramingo per le lande. Il suo fato incombe su di me. Come posso tacere? Come posso riposare? Egli è polvere. E anch'io morrò, e sarò disteso nella terra per sempre. Ho paura della morte. Dunque, Ursanabi, dimmi qual è la via per Utnapishtim. Se è possibile, varcherò le acque della morte. Altrimenti, ancor più lontano, andrò a Ramingo per le lande. Ursanabi gli disse, «Gilgamesh, le tue stesse mani ti hanno impedito di varcare l'oceano. Quando hai distrutto il sartiame del battello, hai distrutto la sua sicurezza.» Allora i due ne discussero e Gilgamesh disse, «Perché sei così adirato con me, Ursanabi, quando tu stesso varchi il mare di giorno e di notte? In tutte le stagioni lo varchi. Gilgamesh, quelle cose che hai distrutto hanno la facoltà di trasportarmi sull'acqua, di impedire alle acque della morte di toccarmi. Per questo le conservavo. Ma ora tu le hai distrutte e con esse i serpenti Urnu. Ma ora va nella foresta, Gilgamesh. Con la tua scure taglia delle pertiche, 120 pertiche, tagliale della lunghezza di 60 cubiti, cospargile di bitume
Muniscile di puntali e riportale qui. Udito ciò, Gilgamesh andò nella foresta, 120 pertiche tagliò. Le tagliò della lunghezza di 60 cubiti. Di bitume le cosparse, le munì di puntali e le portò a Ursanabi. Salirono allora sul battello Gilgamesh e Ursanabi assieme e lo spinsero sulle onde dell'oceano. In 3 giorni navigarono quanto in un viaggio di 1 mese e 15 giorni. Alla fine Ursanabi condusse il battello alle acque della morte. Allora Ursanabi disse a Gilgamesh: «Avanti, prendi una pertica e affondacela, ma che le tue mani non tocchino le acque. Gilgamesh, prendi una seconda pertica, prendi una terza, una quarta pertica. Ora, Gilgamesh, prendi una quinta, prendi una sesta e una settima pertica. Gilgamesh, prendi un'ottava e una nona, una decima pertica. Gilgamesh, prendi l'undecima, la dodicesima pertica». Dopo 120 spinte, Gilgamesh aveva adoperato l'ultima pertica. Allora si spogliò, levò le braccia a mo' di albero e le sue vesti a mo' di vela. Così il battagliere Ursanabi condusse Gilgamesh da Utnapishtim, che chiamano il lontano, che vive ad Ilmun, nel luogo del transito del sole, a est della montagna. A lui solo, fra gli uomini, gli dèi avevano dato vita eterna. Ora Utnapishtim, da dove giaceva a suo agio, guardò lontano e disse in cuor suo, riflettendo tra sé: «Perché mai il battello naviga fin qui senza sartiame o albero? Perché sono distrutte le sacre pietre? E perché non è il nocchiero a governare il battello? Quell'uomo che viene non è dei miei. Là dove poso lo sguardo vedo un uomo il cui corpo è coperto di pelli di animali selvatici. Chi è costui che sale su per la riva dietro a Ursanabi? Invero non è certo uno dei miei uomini». Così Utnapishtim lo osservò e disse: «Qual è il tuo nome, o tu che vieni qui vestito di pelli di animale, le guance emaciate e il volto teso? Dove ti affretti ora? Per quale motivo hai compiuto questo lungo viaggio attraversando i mari il cui varco è difficile? Dimmi il motivo della tua venuta». Rispose: «Gilgamesh è il mio nome, sono di Uruk, della casa di Anu». Allora Utnapishtim gli disse: «Se sei Gilgamesh, perché sono così emaciate le tue guance e teso il tuo volto? Perché hai la disperazione nel cuore e il tuo viso è il viso di chi ha compiuto un lungo viaggio? Già, perché mai il tuo viso è riarso dal caldo e dal freddo? E perché te ne vieni qui vagando per i pascoli a cercare il vento?» A lui Gilgamesh disse: «Perché non dovrebbero essere emaciate le mie guance e teso il mio volto?» Allora Gilgamesh disse a Utnapishtim il lontano: «Ora io ti guardo, o Utnapishtim, e il tuo aspetto non è diverso dal mio. Nulla di strano
c'è nelle tue fattezze. Credevo di trovarti come un eroe preparato alla battaglia. Invece te ne stai a tuo agio sdraiato sulla schiena. Dimmi, in verità, come facesti a entrare nella schiera degli dèi e a possedere la vita eterna? Utnapishtim disse a Gilgamesh: ti rivelerò un mistero, ti dirò un segreto degli dèi. Il racconto del diluvio. Conosci la città di Suruppak che sorge sulle rive dell'Eufrate? Quella città divenne vecchia e gli dèi che vi erano vecchi. C'era Anu, signore del firmamento, loro padre, ed Enlil, guerriero, loro consigliere. Ninurta, l'aiutante, ed Ennugi, guardiano dei canali. E con essi c'era anche Ea. In quei giorni il mondo pullulava, la gente si moltiplicava. Il mondo mugghiava come toro selvaggio. E il grande Dio venne destato dal clamore. Enlil udì il clamore e disse agli dèi in consesso: lo strepito dell'umanità è intollerabile e il sonno non è più possibile a cagione di questa Babele. Così gli dèi si accordarono per sterminare l'umanità. Lo fece Enlil, ma Ea, per il suo giuramento, mi avvertì in sogno. Egli sussurrò le loro parole alla mia casa di canne. Casa di canne, casa di canne, muro, o muro, ascolta, casa di canne, rifletti, o muro. Uomo di Suruppak, figlio di Ubaratutu, abbatti la tua casa e costruisci una nave. Abbandona i tuoi averi e cerca la vita. Disprezza i beni mondani e mantieni viva l'anima tua. Abbatti la tua casa, ti dico, e costruisci una nave. Ecco le misure del battello, così come lo costruirai. Che la sua larghezza sia pari alla sua lunghezza, che il suo ponte abbia un tetto come la volta che copre l'abisso. Conduci quindi nella nave il seme di tutte le creature viventi. Quando compresi, dissi al mio Signore: quello che hai comandato io lo onorerò e lo compirò. Ma come risponderò alla gente, alla città, agli anziani? Allora Ea aprì la bocca e disse a me, al suo servo: di loro così: ho saputo che Enlil è adirato contro di me. Non oso più camminare nella sua terra o abitare in questa città. Scenderò al golfo per dimorare con Ea, il mio Signore. Ma su di voi egli farà piovere abbondanza, pesci rari e selvaggina di elusivi volatili, una ricca stagione di messi. La sera il cavaliere della tempesta vi porterà grano a torrenti. Alla prima luce dell'alba la mia famiglia si riunì attorno a me. I bambini portarono pece e gli uomini tutto il necessario. Il quinto giorno misi in posa la chiglia e le coste. Poi fissai il fasciame.
di un acro era la sua area di terreno. Ogni lato del ponte misurava 120 cubiti e costituiva un quadrato. Sotto coperta costruì 6 ponti, 7 in tutto. Li divisi in 9 sezioni comparative fra di loro, dove era necessario infissi dei cunei. Provvidi alle pertiche di spinta e caricai provviste. I portatori recarono olio in canestri. Versai pece nella fornace e asfalto e olio. Altro olio venne consumato per calafatare. Altro ancora lo mise fra le sue provviste il nocchiero. Per la mia gente macellai buoi. Ogni giorno uccisi delle pecore. Ai carpentieri diedi da bere vino come se fosse acqua di fiume, mosto e vino rosso, olio e vino bianco. Vi fu una festa allora, come si fa per l'anno nuovo. Io mi unsi il capo. Al settimo giorno la nave era pronta. Venne poi il varo, pieno di difficoltà, lo spostamento della zavorra di sopra e di sotto, finché 2/3 rimasero sommersi. Vi caricai tutto ciò che avevo, oro e creature viventi, la mia famiglia, i parenti, gli animali del campo, sia selvatici, sia domestici, e tutti gli artefici. Li mandai a bordo, poiché era già compiuto il tempo che Shamash aveva disposto, allorché disse: «Questa sera, quando il cavaliere della tempesta manderà giù la pioggia distruggitrice, entra nella nave e serra i boccaporti». Il tempo era compiuto. Venne la sera. Il cavaliere della tempesta mandò la pioggia. Guardai fuori e il tempo era terribile. Così anch'io salì a bordo della nave e chiusi i boccaporti. Era tutto finito. La chiusura e la calafatura diedi dunque il timone al timoniere Puzur Amurro, assieme alla navigazione e alla cura di tutta la nave.
Alle prime luci dell'alba venne dall'orizzonte una nube nera. Tuonava da dentro, là dove viaggiava Adad, signore della tempesta. Davanti, sopra collina e pianura, venivano Sullat e Hanis, nunzi della tempesta. Poi sorsero gli dei dell'abisso. Nergal divelse le dighe delle acque sotterranee. Ninurta, dio della guerra, abbatté gli argini e i sette giudici degli inferi, gli Anunnaku, innalzarono le loro torce, illuminando la terra di livida fiamma. Sgomento e disperazione si levarono fino al cielo, quando il dio della tempesta trasformò la luce del giorno in tenebra, quando infranse la terra come un coccio. Per un giorno intero imperversò la bufera, infuriando sempre di più, si riversava sulla gente come l'impeto di una battaglia. Nessuno poteva vedere il proprio fratello, né dal cielo si potevano vedere gli uomini. Anche gli dei furono terrorizzati dal diluvio, fuggirono nel più alto cielo, il firmamento di Anu. Si rannicchiarono contro le mura, acquattandosi come cani bastardi. Poi Ishtar, regina del cielo dalla dolce voce, gridò come donna in travaglio. «Ahimè, gli antichi giorni sono ormai polvere, poiché io ho ordinato il male. Oh, perché ho ordinato questo male al concilio di tutti gli dei? Guerre ho ordinato per distruggere gli uomini, ma non son forse essi la mia gente dal momento che io li ho generati? Ora nell'oceano galleggiano come uova di pesci. I grandi dei del cielo e dell'inferno piansero e si coprirono la bocca. I venti soffiarono per sei giorni e sei notti. Fiumana, bufera e piena sopraffecero il mondo. Bufera e piena infuriarono assieme, come schiere in battaglia. Quando venne l'alba del settimo giorno, la tempesta dal sud diminuì. Divenne calmo il mare, la piena s'acquietò. Guardai la faccia del mondo e c'era silenzio. Tutta l'umanità era stata trasformata in argilla. La superficie del mare si estendeva piatta come un tetto. Aprì un boccaporto e la luce cadde sul mio viso. Poi mi inchinai, mi sedetti e piansi. Le lacrime scorrevano sul mio volto, poiché da ogni parte c'era il deserto d'acqua.
Invano cercai la terra, ma a 14 leghe di distanza apparve una montagna e lì si arenò la nave. Sul monte Nisir rimase incagliata la nave. Rimase incagliata e non si mosse. Per un giorno rimase incagliata. Per un secondo giorno rimase incagliata sul monte Nisir e non si mosse. Per un terzo, per un quarto giorno rimase incagliata sul monte e non si mosse. Per un quinto, per un sesto giorno rimase incagliata sulla montagna. All'albeggiare del settimo giorno liberai una colomba e la lasciai andare. Volò via, ma non trovando dove riposarsi, fece ritorno. Poi liberai una rondine ed essa volò via, ma non trovando dove riposarsi, fece ritorno. Poi liberai un corvo e questo vide che le acque si erano ritirate. Mangiò, volò all'intorno, gracchiò e non fece ritorno. Allora aprii tutto ai quattro venti, feci offerte sacrificali e versai una libagione sulla cima del monte. Sette e ancora sette marmitte innalzai sui loro trespoli. Ammassai legno e canna e cedro e mirto. Quando gli dèi fiutarono il dolce profumo, accorsero come mosche sopra il sacrificio. Poi, alla fine, venne anche Ishtar. Sollevò in alto la collana con i gioielli celesti che Anu le aveva un tempo foggiato per farle piacere. O dei qui presenti, per il lapislazzuli intorno al mio collo ricorderò questi giorni, come ricordo i gioielli della mia gola. Questi ultimi giorni non li dimenticherò. Che tutti gli dei si riuniscano intorno al sacrificio, fuorché Enlil. Lui non si accosterà a questa offerta, poiché senza riflettere ha portato il diluvio, ha consegnato il mio popolo alla distruzione. Quando giunse Enlil, quando vide la nave, s'adirò e si gonfiò d'ira verso gli dèi, la schiera del cielo. È fuggito qualcuno di questi mortali? Neppure uno sarebbe dovuto sopravvivere alla distruzione. Poi Ninurta, dio dei pozzi e dei canali, aprì la bocca e disse a Enlil guerriero: chi vi è fra gli dèi che sia in grado di far progetti senza Ea? Solo Ea conosce tutte le cose. Poi Ea aprì la bocca e parlò a Enlil guerriero. Saggissimo fra gli dèi, Enlil eroe, come hai potuto così stoltamente far scendere il diluvio? Imponi sul peccatore il suo peccato, imponi sul trasgressore la sua trasgressione,
puniscilo un poco quando evade. Non incalzarlo troppo, altrimenti perisce. Magari un leone avesse dilaniato l'umanità invece del diluvio. Magari un lupo avesse dilaniato l'umanità invece del diluvio. Magari la carestia avesse devastato il mondo invece del diluvio. Magari la pestilenza avesse devastato l'umanità invece del diluvio. Non fui io a rivelare il segreto degli dèi. Il saggio in sogno lo apprese. Ora consigliatevi su cosa si debba fare di lui. Allora Enlil andò alla nave, prese me e mia moglie per mano e ci fece entrare nella nave e inginocchiare da una parte e dall'altra, mentre egli stava in piedi fra noi. Ci toccò il capo per benedirci e disse: «In passato Utnapishtim fu un uomo mortale. D'ora innanzi lui e sua moglie vivranno nella lontananza, alla bocca dei fiumi». E fu così che gli dèi mi presero e mi fecero vivere qui, nella lontananza, alla bocca dei fiumi. Il ritorno. Utnapishtim disse: «Quanto a te, Gilgamesh, chi riunirà a consiglio gli dèi per te, così che tu possa trovare quella vita che cerchi? Ma se vuoi, vieni e tenta la prova. Non hai che da vincere il sonno per 6 giorni e 6 notti». Ma mentre Gilgamesh se ne stava lì accosciato, una nebbia di sonno fluttuò su di lui come una morbida lana cardata dal vello. E Utnapishtim disse a sua moglie: «Guardalo, il forte uomo che voleva la vita eterna. Ora le nebbie del sonno fluttuano su di lui». Rispose la moglie: «Tocca quell'uomo, sveglialo, così che possa tornare tranquillo alla sua terra, ripassando per la porta da cui è venuto». Utnapishtim disse alla moglie: «Tutti gli uomini sono ingannatori, ed egli cercherà di ingannare anche te. Fai pertanto dei pani, ogni giorno un pane, e mettili accanto al suo capo, e fa un segno sul muro per contare i giorni che avrà dormito». Ed ella fece i pani, ogni giorno un pane, e lo mise accanto al suo capo e segnò sul muro i giorni che aveva dormito. E venne un giorno in cui il primo pane era duro, il secondo come cuoio, il terzo fradicio, la crosta del quarto andava a male, il quinto faceva la muffa, il sesto era fresco e il settimo era ancora sulla brace. Allora Utnapishtim lo toccò ed egli si ridestò. Gilgamesh disse a Utnapishtim il lontano: «Mi ero appena addormentato che subito mi hai toccato e svegliato.
Ma Utnapishtim disse: «Conta questi pani e saprai quanti giorni hai dormito, poiché il primo è duro, il secondo come cuoio, il terzo è fradicio, la crosta del quarto è andata a male, il quinto fa la muffa, il sesto è fresco e il settimo era ancora sulla brace ardente quando ti ho toccato e svegliato». Gilgamesh disse: «Che cosa farò, Utnapishtim? Dove andrò? Già il ladro della notte ha ghermito le mie membra. La morte abita nella mia camera. Ovunque si posi il mio piede, lì trovo la morte». Allora Utnapishtim parlò a Ursanabi, il barcaiolo: «Guai a te, Ursanabi, ora e per sempre sei divenuto odioso a questo approdo. Esso non fa per te, né fa per te varcare questo mare. Vattene ora, bandito da questa sponda». Ma quest'uomo davanti al quale hai camminato e che hai condotto qui, il cui corpo è coperto di sporcizia e la grazia delle cui membra è guastata da pelli selvatiche, portalo al luogo dei lavacri. Colà egli laverà i suoi lunghi capelli nell'acqua, rendendoli lindi e lustri. Butterà via le pelli, che il mare se le prenda, e verrà mostrata la bellezza del suo corpo. Verrà rinnovata la benda sulla sua fronte e gli verranno date vesti per coprire la sua nudità. Finché non avrà raggiunto la sua città e non sarà compiuto il suo viaggio, queste vesti non mostreranno di invecchiare, gli staranno come nuove». Così Ursanabi prese Gilgamesh e lo condusse al luogo dei lavacri. Gli lavò i lunghi capelli nell'acqua, rendendoli lindi e lustri. Gettò via le pelli che il mare si prese e mostrò la bellezza del suo corpo. Rinnovò la benda sulla sua fronte e per coprire la sua nudità gli fece vesti che non avrebbero mostrato di invecchiare, che gli sarebbero state come nuove finché non avesse raggiunto la sua città e non avesse compiuto il suo viaggio. Allora Gilgamesh e Ursanabi spinsero in acqua il battello e vi salirono, preparandosi a salpare. Ma la moglie di Utnapishtim il lontano disse: «Gilgamesh è giunto qui esausto. È spossato, che cosa gli darai da portare al suo paese?» Così Utnapishtim parlò e Gilgamesh prese una pertica e ricondusse il battello alla riva. «Gilgamesh, sei giunto qui come uomo esausto, sei spossato, che cosa ti darò da portare al tuo paese?» «Gilgamesh, io ti rivelerò una cosa segreta. È il mistero degli dèi ciò che ti dirò. C'è una pianta che cresce sott'acqua, ha spine come il rovo, come la rosa. Ferirà le tue mani, ma se riuscirai a prenderla, allora nelle tue mani ci sarà ciò che ridà a un uomo la gioventù perduta». Quando ebbe udito ciò, Gilgamesh aprì le chiuse, così che una corrente di acqua dolce lo portasse al canale più profondo. Si legò ai piedi pietre pesanti e queste lo trascinarono giù sul fondo. Vide che lì cresceva la pianta. Benché lo pungesse, la afferrò. Poi tagliò via dai suoi piedi le pietre pesanti e il mare lo prese e lo gettò sulla riva. Gilgamesh disse a Ursanabi, al barcaiolo:
Vieni a vedere questa pianta meravigliosa. Per sua virtù un uomo può recuperare tutta la forza di prima. La porterò a Uruk dalle forti mura. Lì la darò da mangiare ai vecchi. Il suo nome sarà «I vecchi sono di nuovo giovani». Infine ne mangerò io stesso e riavrò tutta la perduta gioventù. Così Gilgamesh ritornò alla porta da cui era venuto. Gilgamesh e Ursanabi andarono assieme. Per 20 leghe viaggiarono, poi interruppero il digiuno, dopo 30 leghe si fermarono per la notte. Gilgamesh vide un pozzo di acqua fresca, scese e vi si bagnò. Ma nel profondo dello stagno giaceva un serpente, e il serpente sentì la dolcezza del fiore. Esso uscì dall'acqua e lo ghermì, e subito si spogliò della pelle e ritornò nel pozzo. Allora Gilgamesh si sedette e pianse. La morte di Gilgamesh. Si era compiuto il destino che il padre degli dei, Enlil della montagna, aveva decretato per Gilgamesh. Nella terra inferiore la tenebra gli mostrerà una luce. Dell'umanità, fra tutti quelli che si conoscono, nessuno, per generazioni a venire, lascerà un monumento paragonabile al suo. Gli eroi, i saggi, come la luna nuova, hanno il loro crescere e calare. Diranno gli uomini: chi mai ha regnato con potenza e potere simili ai suoi? Come nel mese oscuro, nel mese delle ombre, così non vi è luce senza di lui. Quelli che vivevano nel palazzo pesarono le loro offerte per Gilgamesh, figlio di Ninsun, per il cuore di Uruk. Pesarono le loro offerte a Ereshkigal, regina della morte, e a tutti gli dei dei morti. A Namtar, che è il fato, pesarono l'offerta. Pane per Neti, custode della porta. Pane per Ningizida, dio del serpente, signore dell'albero della vita. Anche per Dumuzi, il giovane pastore, per Enki e per Ninki, per Endukug e Nindukug, per Enmul e per Ninmul, per tutti gli dei ancestrali, progenitori di Enlil. Una festa per Sulpae, dio del banchetto, per Sumukan, dio delle mandrie, per la madre Ninursag e per gli dei della creazione, nel luogo della creazione, per le schiere del cielo, sacerdote e sacerdotessa pesarono l'offerta dei morti. Gilgamesh, figlio di Ninsun, giace nella tomba. Nel luogo delle offerte ha pesato l'offerta del pane. Nel luogo delle libagioni ha versato il vino. In quei giorni se ne dipartì Gilgamesh, signore, il figlio di Ninsun, il re, il senza pari, colui che non ebbe eguali fra gli uomini, che non trascurò Enlil, suo padrone. O Gilgamesh, signore di Kullab, grande è la tua lode.